State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. La settimana scorsa, a proposito di partite, c'era il nostro mago, il nostro santone, il nostro guru che ha quasi indovinato tutto. Eh sì, perché sono state proprio, è stato lì vicino fino al 95esimo in alcune partite. Quindi, visto che sabato, domenica ci saranno di nuovo le partite di Serie A, cerchiamo magari di racimolare qualche soldino. Perché tu sta settimana ci hai azzeccato. Io ci ho azzeccato, scommesso, vinto, hai preso. Ho vinto dei soldi. Adesso devo vincere io, insomma. Colleghiamoci con il nostro José Culinho. Direttamente dal Brasile, nell'anno del mondiale, ecco lo sciamano del pronostico a cui le statistiche fanno una p***a. Con lui ogni scommessa è vinta, perché lui sente e vede prima degli altri chi fa gul e chi prende gul. Figlio dello stregone del Paraná, zio del mago Silva, né cugino di Leandro da Silva, è con noi il creatore del metodo Otreninho. Prendete nota, perché solo lui trasforma i vostri sogni in realtà. Buongiorno signor Culinho, bentornato con noi. La scorsa settimana ci aveva dato le vittorie di Inter, Torino e Napoli e per un pelo non azzeccava tutto. Vicino. Buongiorno a tutti. Io non girei per un pelo, ma per un arbitro. Perché? Perché se o Inter e a Juve si mettono d'accordo, questo io non posso sentire. Ma se l'arbitro aiuta il Milan a pareggiare, allora io posso dire solo una cosa. Cosa? Arbitro cornuto. Vabbè, che poi proprio con il Toro l'arbitro cornuto è la morte sua, diciamo, dai. Senta, che partita di cartello si suggerisce per questo weekend? Che partita? Oggi io sento vibrazione magica da partita du Milan-Napoli, sì, Genoa-Livorno, sì, Roma-Lazio. Ah, bene, bene, allora si concentri, prendiamo nota che stavolta vinciamo davvero, eh. Io, dai, dai, carta stella ce l'ho. Che? Io sento, aspetta, cosa? Aspetta, io sento. Che? Sento qualcosa male da dietro, mi brucio il culo. No! Silenzio! Che se no mi faccio sbagliare partita come la volta scorsa. Ecco. Io sento che succede di tutto. Ah, ecco. Oh! Vai col treninho! Ma cosa c'è? È il suo metodo, lui si è eccita. Milan-Napoli. Primo tempo spumeggianti. Sembra che i calciatori hanno mangiato peperoncino. Peperoncino. 23 qua. Minuti. Rigore per un Milan. Eccoli. Napoli protesta. Ma l'arbitro dice che va di moda dare rigore a Milan. È vero. Tira Balotelli. E gol. Palu. No. Incredibile. Prime origi Mario Balotelli in un rigore. Ma davvero? Dopo non succede più una mazza per 70 minuti. Solo tic e toc. Sì. Di qua e di là. Che okay. Aspetta, aspetta. 5 minuti di recupero. Ecco. Minuto 95, sì. Napoli pericoloso, sì. Crosta destra, Zapata, zappa la terra, okay. E Insigne, gol! Oh. Napoli, gol Milan! Napoli, gol! Ancora Hamsik, un fenomeno, il Milan peggi 1-0. Arbitro fischia, partita finita, Galliani svenuto in tribuna. Scrivi, Napoli 1-0, 1-0, vai, ci può stare, il Napoli è forte, poi il 95esimo ferisce, il 95esimo ferisce. Silenzio, sento vibrazione. Genoa Livorno, sì. Molto difficile, niente da segnalare, niente. Solo sfottò tra curva e piccola granginata. Ah. Intervallo. Ma perché intervallo? Torino, la mole Antonelliana. Ma che cos'è? Secondo tempo, i giocatori sembrano drogati, corrono come animali punti da mosca Zezé. Tiro fuori, tiro out, tiro in tribuna. Attenzione! Attenzione! 90° minuto, sì. Arbitro fischia fine partita senza gol. E poi dici, era meglio se stavo a casa con mia moglie. Beh, certo. Ah, beh, allo stadio quando c'è 0-0 l'avranno pensato tutti quelli che hanno paura di avere le corna, insomma. Pipo, sì, sì, pipo, non diciamo stupidaggi. Ecco, big match da capitali, il derby, che il derby. Tutto mondo guarderà. Vai, vai, Roma, derby. Lazio. Roma Lazio. Sì, Luppi contro Aquile. Quante partita frissanci. Sì. 80.000 spettatori. Vabbè. Paganti, sì. 10.000. Ma in tribuna tutti omaggio. Attenzione che succede o finimondo. Sì. 15 minuti, sì. 20 minuti, 22 minuti. Gol! Chi? Oh. In gol! Francesco Totti! Tre gol a Lazio! Spettacolo! Tre? Partita senza storia! Totti! Tre gol a Lazio. Ha capito. Poi alza la maglietta sotto curva sud con scritta Lotti tutti amo. No. Simpatico, un capitano. Aspetta. Che cosa? Una reazione furibonda.
e azione furibonda del Lazio. Il Lazio 55 minuti, il Lazio 77 minuti, il Lazio 83 minuti, anche fa 3 ma cartellino rosso e finisce la partita in 8. No. Finale olimpico, Roma 3, Lazio 0, Aquila sbranata da Lupacchiotto. Ah, poverino, vabbè, signor Culinio, io stavolta credo che non sbaglierà e vincerà pure tanto. Allora, guarda, grazie allo sciamano dei pronostici, giocheremo tutte le vittorie, Napoli e Roma, il pareggio di Genoa Livorno. Ci risentiamo la prossima settimana per il turno infrasettimanale. Molto buon! Ricordaci, amici a Cupi Pigni, sì, na vita per fare gol ci vuole Culinio. E allora cosa aspetti? Fai gol anche tu.